Amici di Spago Giro Rosso, siamo di nuovo da Cattuccio. Il Cattuccio sì, dall'articolo. Dai, sempre, però. Ah, dai Cattuccio, il Cattuccio stessa cosa. Cattuccio dello sport, parliamo di prima categoria, girone H. Allora, e anche da girone emiliano. Allora, cominciamo anzi da girone emiliano. La Casalese aveva fatto una lunga rincorsa, era arrivata al primo posto in classifica. Esatto, ha perso terreno, però ha altro scontro diretto, che il calendario gli sta proponendo tutti gli scontri diretti uno dopo l'altro. Che ha stravinto 4-1 col Bari. Ha segnato Paltrinera, ha segnato Franchi, ha segnato Bolsi, dominio assoluto. Questo risultato rilancia la Casalese. Ah sì, lo sapevamo, che era sempre in corsa. E domenica la Casalese adesso è di nuovo in corsa per il primo posto, anche se ha 4-5 punti da recuperare, però gioca contro il Felino, prima in classifica a Casalmaggiore. Si gioca per vincere, per aprire il campionato di Pinto. Penso che sia la svolta, nel senso, se si riesce a fare risultato positivo... C'è che la carica che ti dà dopo? No, non è carica, è che ti porti in una posizione tale per cui puoi giocare ancora per il primo posto. Dovessi perdere... Vabbè, chiaro che se perde, manca 4 partite dopo. Non puoi più giocare per il primo posto. Quindi Casalese domenica si gioca... Ho avuto da dire, so che la bacchetta magica per vincere non c'è nessuno, i giocatori per fare la prestazione ci sono, devono giocare sereni e fare quello che sanno fare. Comunque domenica partitissima, Braslanga piena e si gioca la partita fondamentale. Alla morte. Poi, girone invece cremonese, diciamo, quindi cremonese, mantovano, bresciano. Allora, l'Ostiano per cominciare ha dominato la sua partita, da primo all'ultimo minuto sempre l'attacco, si è mangiato tanti gol, il problema è che con Ferranti ne discutiamo, l'Ostiano ha sempre avuto quest'anno di non riuscire a concretizzare la mano di gioco espressa. Si è trovato addirittura in svantaggio, complice di grande parte del potere locale Mitula, Sardinese, è riuscito a pareggiare con Azzini su rigore, Azzini è un specialista, su rigore ne ha segnati parecchi, però un pareggio che di per sé pareggiare in trasferta non si può mai via, secondo un punto, però vista la classifica dell'Ostiano, una vittoria sarebbe stata molto importante, perché un po' di rammarico c'è. Però con questo risultato l'Ostiano rimane terzultimo, c'è il famoso discorso che l'ultima retrocede, sarebbero play-out in ultima, quintultima e terzultima, quartultima, ma in questo momento tra la quintultima e la penultima ci sono 13 punti, quindi non si prende il play-out, retrocede anche la penultima. È terzultimo con un punto di vantaggio sulla penultima, deve stare attento a non finire penultimo. Questo è per l'Ostiano. Il Robecco è a pari metto con l'Ostiano, ha vinto una vittoria fondamentale col Bologna, l'ultimo in classifica, che se avesse vinto poteva finire anche il discorso ultimo posto. Per fortuna ha vinto il Robecco, partita non facile, combattuta all'ultimo minuto, Monbelli, Fabiano Ferrari, cross, fallo di mano e rigore, Preti, glaciale ha segnato. Mi fa piacere perché avevo visto la partita precedente del Roberto Castelletto, Preti aveva commesso il fallo da rigore, ha dato un colpo della situazione, si è riscattato e avevo molto piacere per questo, perché tirare un rigore al 90esimo così importante non è facile. No, anzi, quando poi c'è sulle spalle il peso di una classifica non tanto bella, è ancora più pesante. Però, detto questo, sono ragionamenti che fanno i matematici come te questi. Loro, i ragazzi, devono stare sereni, fare quello che sanno fare e cercare ogni domenica di dare il massimo. Poi dopo, sai, nel calcio certe volte non puoi decidere tu in prima persona di vedere un po' cosa succede. Castelvetro invece mai stradato verso un campionato di metà classifica, ha pareggiato per Fusara, si è andato sotto gol, partita equilibrata, un po' noiosetta, classifica la mano è salvo, non ha problemi, però anche più ormai sono lontani, quindi... Ormai magari non ha più modo da esatto, il finale secondo me sarà un po'... è vero che Castelvetro diventerà un po' l'arbitro, in contra tutte le prime, diventerà l'arbitro che entrano le prime, quindi proprio la motivazione del risultato di questi. Ma sì, però sai, non è mai sufficiente come motivazione, eh? Bisognerà vedere un po' il mister della società, cosa chiederanno la squadra, eccetera, no? Ok. Poi, Pieve 0-10 purtroppo doveva vincere per il discorso playoff, non è andato oltre lo 0-0 col Arduino, si è anche fatto male Zoni, ha attaccato, ci ha provato. Questo risultato di per sé a Arduino è una buona squadra, quindi non è un risultato così negativo, però il problema è che con la classifica attuale la Pieve, pur essendo tra le prime 5, non serve playoff e di solito il discorso dei punti. Sarebbe un bel peccato che non riuscisse a raggiungere il playoff. Quindi non andrà avanti a vincere avanti. È una squadra che mi piacerebbe molto vedere nei playoff. E poi se la gioca. Sì, il Mendy ce l'ha, secondo me in fase offensiva, anche se ovviamente non ha viaggiato molto. Fatica sempre. Aspettavo forse un pochino, esatto. Però mi piacerebbe vederla ai playoff, secondo me potrebbe mettere in difficoltà tutti. In più l'ultima partita è questa partita della rabbia. Casal Buttano, giocava in casa, Buttano che era reduce da 6 sconfitte e 7 partite, quindi aveva voglia di vincita. Era in casa con lo Sporting Club, la capolista, grande squadra. Casal Buttano ha giocato una grande partita, ha messo le palle allo Sporting Club, ha giocato meglio, ha meritato di vincere. Ha segnato con Camino, un giocatore che è sempre straordinario. Però ha vinto lo Sporting Club, e ne parla per due motivi. Fino a un quarto d'ora alla fine vinceva Casal Buttano, ha preso due gol, una stata decisiva nell'ultimo minuto, che già sarà. In più l'arbitro
ci sono stati due episodi molto contestati per Lottano, e noi avevamo un nostro inviato a campo, che è parte terza, non è per Lottano, un nostro inviato, un amico nostro, che ci ha detto che sono lui, perché Lottano ha ragione a trovare in tanti casi, ha annullato un gol inspiegabilmente ad era a fine primo tempo e ha annullato un altro gol al 95esimo. E so che ci sono casi, ci credo, però secondo me di positivo da questa domenica si può prendere il fatto che il Pesaldutano abbia fatto una prestazione del genere con una squadra che sta vincendo, e quindi era una dimostrazione del fatto che meritava qualcosina in più in classifica. Pesaldutano è stato un pochino, secondo me, anche sfortunato ad aver fatto questo filotto così negativo. Allora, in questo momento Pesaldutano è in cui tutti in posizione, però c'è il discorso appunto che sempre il discorso dei 7 punti ne ha 12, non 13, 12, siamo precisi, di vantaggio sul Porto 2005, è un buon vantaggio. Grazie, sì, però non posso fermarsi. Sì, devono stare attenti. Almeno ancora qualche domenica tra l'altro, domenica, scontro diretto, Porto Casabutano, da non perdere. Due risultati su tre, anche il pareggio va bene. Però non devi perdere per non riaprire questo discorso. Beh, ma loro, secondo me, adesso si stanno riprendendo. Tra l'altro, se dovesse vincere, farebbe un aiutino anche per Robè e Cristiano, che stanno giocando col Porto 2005, il discorso non è quello. Quindi dovrebbe avere esatto. Cioè facciamo per aiutare le cremonesi, ti chiamo doppio tifo per il Casabutano. E poi la partita dal pronostico tuo, Robecco Pieve 0-10. Robecco Pieve 0-10, 2. Io invece ti dico Robecco Pieve 0-10, faccio la sorpresa 1. Ok, te siamo sempre in contrasto, pronostici. Va bene. E allora ragazzi, ci appuntamento la prossima settimana, vedremo chi di noi due ci ha azzeccato. Buona serata. Grazie a tutti.